Una serata di musica, canti e un po' di malinconia per salutare un'amica e una donna che nel tempo ha saputo costruire dei ponti tra le persone, tra gli amici del Mediterraneo. Una festa di compleanno un po' particolare per ricordare una persona che oggi sarebbe a festeggiare con noi. Esatto, sì, una festa particolare, una festa con la lacrimuccia, il sorriso, la risata, una festa per Hayet che abbiamo voluto festeggiare con le associazioni, con le persone che gli hanno voluto bene durante la sua attività e durante la sua vita. Sono tante le associazioni presenti questa sera, dall'Ausera, ovviamente la sua associazione Gli Amici del Mediterraneo e tutte le persone che comunque nel tempo hanno incontrato e si sono confrontate con Hayet. Assolutamente, sono tantissime le associazioni di volontariato, di promozione sociale, persone che hanno collaborato con lei sul settore dell'immigrazione, ma non solo, anche su quello che è la parte proprio del sociale vero e proprio. Hayet è la parte importante all'interno del CESAVO, dell'assemblea, era sempre comunque una persona che tendeva a partecipare e promuoveva la partecipazione, per cui sono tutti qua stasera per festeggiarla. Una persona che ha lasciato un vuoto che sarà difficile da colmare. Assolutamente, sarà difficile anche all'interno dell'associazione, perché la sua passione, la sua voglia, il suo sorriso e la capacità che aveva nel radunare le persone, nel coinvolgerle, non è da tutti. Vive da quasi 40 anni a Savona e da molto tempo svolge attività di volontariato a favore dei migranti. Tantissimi anni, tanti anni, esattamente da quando c'è stato nella primavera araba, quando c'è stata l'ondata dei tunisini che hanno iniziato a suonare, e per la prima volta che Savona ricevesse all'epoca la figura del profugo, e quindi da quel momento lì ci siamo incontrati, avevamo gli stessi obiettivi, avevamo le stesse voglie di aiutare. Lei mi ha comunque dato questa voglia di aiutare, questa voglia di impegnarmi per gli altri, e tutto quello che sto facendo ultimamente, anche da quando l'ho incontrata, mi ha sempre caricato di positività, mi ha sempre aiutato anche come sorella, come una persona straniera che si trova in Italia, e mi sono italianizzata, abbiamo un sacco di cose in comune, tante cose in comune come donne, la forza della donna araba che vuole proprio apparire, che vuole proprio fare tante cose per il prossimo e cambiare le cose. La cosa che ci teneva di più Hayet era la festa della donna. La festa della donna cercava sempre di portare sempre più donne col velo, praticante, non praticante, per proprio far vedere che comunque la donna araba non è più la donna di una volta, quella sottomessa, ma la donna veramente del futuro, quella che decide da sola, quella che va avanti da sola, in un mondo che comunque sia, non è semplice, ma noi la forza ce l'abbiamo sempre trovata.